informazione geospaziale si è in questo periodo molto, in questi anni molto evoluta. Tale che oggi è diventato uno degli asset tecnologici e sociali anche, sui quali poter sviluppare sicuramente delle iniziative economiche. Da questo punto di vista mi fa piacere ricordare che giusto il marzo di quest'anno, alla fine di marzo di quest'anno, è stato presentato presso il Senato della Repubblica il primo, forse nella storia italiana, il primo disegno di legge sulla informazione geografica, il primo firmatario, il senatore De Angelis, al fine proprio di risistematizzare nella cultura e nella società italiana la geographic information per dare la possibilità di un sostenibile sviluppo in questo senso.